Allora, deve parlare. Dai, parola. Ma visto? Sì, dai. Cioè ci sono due modi di affrontare sono due. Uno, quello di dire data una cosa, per esempio vi ricordo quando abbiamo parlato del terreno, quando è stata presa la decisione di fare l'Expo e quel terreno era l'unico possibile in quel momento, tecnicamente l'unico possibile, no? Ed era l'ultimo posto al mondo dove personalmente avrei voluto andare, però in quel momento era l'unico posto. C'è stato dentro per giornate sui 50 pirelloni che bisognava mettere sopra. Dove sono i 50 pirelloni? Abbiamo appena finito di chiudere il primo avviso di interesse dove tutto c'è tranne i 50 pirelloni. Allora, è chiaro che uno può giocare a fidarsi, può giocare a dire tutte le cose, gli interessi, le cose, eccetera. Cioè, questo è un modo. Ed è un modo per affrontare le questioni. L'altro modo è quello di cercare di portare a casa delle utilità. Io credo che dai lavori dell'Expo, per esempio, ripeto, la Darsena che sta qui da 10 anni circa, da 8 anni, conciato in un modo in degno di una città civile e che stava per essere trasformata in un parcheggio multipiano che avrebbe devastato questa zona perché sarebbero arrivate le macchine, perché un parcheggio a rotazione attira le macchine, non le stiva, le attira. Allora questa cosa l'abbiamo messa in sicurezza, così come abbiamo messo in sicurezza una serie di altri fatti. Poi tutte le opere di cui si parlava intorno sono state semplicemente tagliate dal fatto che piano per forse vi siete accorti, c'è un certo periodo di crisi delle finanze pubbliche, no? E quindi sono state tagliate. Qualche domanda, cioè, brevemente. Allora, do per scontato quello che avete detto, cioè o via d'acqua o niente Expo. Allora, domanda 1. Potete, per favore, come amministrazione, se non l'avete già fatto, ribadirlo, fare una dichiarazione pubblica dicendo: la via d'acqua non è una via d'acqua, non è navigabile, se fosse dipeso da noi decidere il progetto non l'avremmo messa, poi la facciamo perché preferiamo avere l'Expo e la via d'acqua che né Expo né via d'acqua, perché questa dichiarazione penso che la potete fare senza far arrabbiare Smirne. Punto 2, mi sembra che l'altro limite sia uno la società Expo. Però questa società Expo cala dall'alto, dal nulla, o ha qualche referente al di sopra che potrebbe essere il governo dove si può cercare di fare qualche pressione? Punto 3. Dato che immagino che il secondo limite sia un ordine internazionale che vigila sul fatto che il progetto venga approvato, lì non si può andare, però magari come amministrazione si può già dire: noi non so, o incarichiamo di uno studio di fattibilità l'Università di Milano, il Politecnico, per iniziamo a muoverci già adesso nella prospettiva, nei prossimi 5, 10, 20 anni, di cancellare la via d'acqua, perché dato che è un'opera inutile e dannosa, andrà eliminata. Però la teniamo per prenderci l'Expo, dopo l'Expo non possono più togliercelo l'Expo, per cui possiamo programmare in 5, 10, 20 anni di toglierla. Signora, le hanno appena spiegato che lei deve scegliere se avere la via d'acqua o l'Expo. Però questo, la dichiarazione che faccio di vero, io non l'avrei posizionato lì l'Expo e avrei fatto, c'erano altre ipotesi di localizzazione, ma il punto è che in alcuni passaggi, se le dico, quali opere di Expo, a me non piace che collegato a Expo c'è un investimento nel quadro autostradale della Lombardia assolutamente non necessario in quelle dimensioni, no? Questo è e mi sembra un po' più rilevante, no? Perché poi stiamo a discutere questa cosa qui quando tutto il nodo di Milano, alcune sono importanti, per esempio la Piemontana, la Centrale, con le altre sono investimenti abbastanza discutibili come quella che c'è in Lombardia. Allora,
se andiamo a contestualizzarlo ci sono altri interventi che si dovrebbero discutere un po' prima, no? Poi ci focalizziamo su questo perché ci abbiamo sotto casa. Discutiamo di questo, però c'è anche il fatto che quando ti trovi nei passaggi al concorso tu discuti delle cose che puoi toccare e discuti di altre cose modificando, prendendo, migliorando a volte che peggiorando. Io processo partecipativo sul patto Pertini, a me piaceva più prima, se devo essere sincero, ma dopodiché il processo partecipativo ha portato a un intervento diverso, la partecipazione della comunità. Allora, noi ci troviamo di fronte al fatto che abbiamo preso un evento che nel giugno 2011 sentivamo tutti a forte rischio. No? Io questa cosa l'ho rivelata, devo dire, non l'ho seguita direttamente, perché ho tutto un lavoro, quello degli occhi molto più preparato di noi, di Franco, sull'argomento. Ne abbiamo prese tante così, il sito espositivo è una corsa contro il tempo ed è una corsa contro il tempo oggi, perché due anni fa non era una corsa contro il tempo, una mission impossible. Le metropolitane che abbiamo preso lì, la 5 sta andando molto bene, la 4 quando noi siamo arrivati era tecnicamente deficiente, cioè se non facevamo queste cose di fare due, poi adesso facciamo perdere le due fermate che restano, ma noi abbiamo costruito, grazie anche a me, fatta bene le condizioni perché si faccia il 4, mentre se venivo qua un anno fa io avevo 6 tweet. Allora ne abbiamo prese tante che erano in corsa da recuperare. Io credo che oggi possiamo ragionevolmente dire che siamo convinti che ospiteremo un evento fatto bene che farà fare bella figura alla città. Il pezzo della nostra, noi siamo profondamente convinti che abbiamo ereditato un progetto, ci abbiamo lavorato sopra, ci abbiamo viene fuori una cosa fatta molto bene. Il tema delle vie d'acqua, di sicuro noi ci siamo trovati una serie di vincoli progettuali. Poi il tema ha anche una complessità perché discutiamo in maniera popolare di tematiche su cui la competenza tecnica è essenziale. Molte delle motivazioni dei no a Italia Nostra, al progetto di Italia Nostra, non è che hanno una valenza politica, hanno una valenza tecnico-progettuale, no? Dopodiché abbiamo preso quella cosa lì, posto che nel progetto c'era che l'acqua doveva andare da lì a di là, abbiamo lavorato con i consigli di zona, tutto quanto per vedere come rendere il progetto, come il progetto affrontava i vari territori. Alla domanda non è il singolo no, c'è il fatto che quando uno interviene in corsa, anche ci sono tutti i pezzi della città che non ci piacciono, che se no avesse tabula rasa di fare diversamente, quel progetto lì fa parte del processo di candidatura e rilevante rispetto a quel pezzo non è che è mettibile in discussione rispetto al risultato, è valutabile ed è stato valutabile alcuni elementi collegati al progetto e su questo si fa. Altri punti che avevano il nostro giudizio in partenza più spazio di manovra della DASA era stata una scelta politica, non c'era, ci doveva stare. Sul tema su altri temi siamo riusciti a intervenire maggiormente, ma perché prendendo l'amministrazione a giugno 2011 deve fare anche una scansione delle cose che hanno un margine di rivalutazione e delle altre che non hanno un margine di valutazione, no? Punti fanno parte integrante del dossier, non potevano essere a nostro giudizio rivisti, quindi non è che c'è da rivendicare o non da rivendicare, c'è il fatto che l'Expo ci porta dietro tanti passaggi, molti che ci piacciono oggi, io sono convinto che anche alcuni dei punti che magari non convincono tutti oggi, domani quando li vediamo ci danno una via diversa. Ma vuol dire anche pensare, io adesso lei diceva, no? Facciamo un progetto per andare a togliere dopo, io vi dico quello che abbiamo fatto noi abbiamo fatto un progetto per andare a capire dove scoperchiare pezzi nuovi della DAS, del movimento, no? Che ho visto sabato. Sì, molto, molto bello, no? Sì, sì, sì. No, appunto. Allora, io non credo che... C'è una risposta. Credo che il pezzo sia esattamente come noi ci troviamo.